amici di IVTV, buonasera, bentrovati a questo confronto fra i candidati alla carica di sindaco del comune di Paternò alle elezioni amministrative dell'11 giugno prossimo. Siamo dunque nel vivo della campagna elettorale e questa sera saranno con noi quattro dei candidati alla carica di primo cittadino, in quanto Nino Naso purtroppo è stato trattenuto da problemi familiari. Per adesso ne abbiamo due dei paladini che concorreranno per la poltrona di primo cittadino, stanno per arrivarne altri due. Passo subito a presentarveli. Abbiamo Salvo Ladelfa, il candidato del Movimento 5 Stelle. Buonasera Ladelfa. L'onorevole Antonino Lombardo, che è candidato della lista con Lombardo sindaco. Allora, nel frattempo che Mangano e Di Stefano stanno per raggiungerci, ovviamente si è in campagna elettorale, per cui quelli che sono i programmi si allungano sempre, gli incontri con i cittadini. Gli orari della televisione sono questi, abbiamo allungato di un quarto d'ora, però siamo attendendo per l'appunto che arriveranno. Allora, i candidati alla carica di primo cittadino sono Nino Naso, che è sostenuto dalle liste Fratelli di Paternò, Movimento Animalisti Presenti Sempre, Nino Naso Sindaco, Paternò Civica, Paternò On, Uniti per Paternò, con assessori designati Ignazio Mannino, Francesco Pennisi, Rita Maccarrone. Poi abbiamo Anthony Di Stefano, che appena arriva lo presenteremo, Salvo Ladelfa, sostenuto come detto dal Movimento 5 Stelle, assessori designati Francesca Musumarra, Vincenzo Nicosia, Giuseppe Rubino. Abbiamo un sorteggio che faremo ovviamente alla fine per il giro finale. Andiamo in ordine di presentazione, il primo è Ladelfa, per cui innanzitutto proviamo il timer, se la regia lo manda. Lo possiamo iniziare a provare e vi presento anche Giuseppe Cantarella, che come sempre è alla postazione. Buonasera. Social. Giuseppe, buonasera, cosa devi dire sui commenti? Allora, io mi occuperò dei social come è stato la scorsa volta anche per i candidati di Licodia. Quest'oggi abbiamo i candidati di Paternò. Ovviamente non leggerò i commenti, tutti i commenti che arriveranno su Facebook, soprattutto perché ovviamente i cittadini, c'è chi tifa per uno, c'è chi tifa per un altro, quindi prenderò l'argomento, ecco, quindi cerchiamo di fare delle domande in generale un po' per tutti e io modererò, quindi non vi arrabbiate se non leggerò tutti i messaggi, ovviamente si arrabbiano sempre ma i messaggi arrivano tantissimi, quindi noi cercheremo di prendere l'argomento generale dei commenti. Va bene l'argomento, però non rifiuti in senso lato, però se c'è una problematica in particolare sarebbe anche un po' più gradito. Assolutamente. Quindi sì. Scatenatevi sui social. Saluto alla regia che ci dà una mano, Samuele Lavenia, Luca Crispi e poi c'è Maria Calanni e ovviamente la nostra presidente Maria Grazia Castro. Allora, dicevo in apertura, abbiamo il timer di 2 minuti, prima di dare la parola alla Delfa lo vorrei provare, se la regia lo fa partire, così sappiamo che non c'è alcun problema. È partito? Lo possiamo azzerare? Sì, sì, azzeriamo il timer. Allora, così sembra che è tutto ok. Azzeriamo e iniziamo con la presentazione del candidato. Un po' vogliamo sapere anche quella che è la filosofia che sta dietro la candidatura di ognuno di voi. Ladelfa, via il timer. Sì, intanto di nuovo buonasera a tutti, anche agli amici che ci seguono da Facebook. E la mia candidatura, insomma, come ho avuto modo di raccontare in diverse occasioni, e non nasce da una mia spontanea, insomma, iniziativa. Ho semplicemente praticato sotto forma di volontariato civico, insomma, attivismo politico con il meetup di Paternò del Movimento 5 Stelle dal 2013 e abbiamo lavorato insieme con un gruppo di ragazzi fantastici, molti dei quali, insomma, mi seguiranno e sono, diciamo, candidati al Consiglio Comunale della nostra lista. E insomma, al momento opportuno il gruppo stesso ha individuato me, diciamo, come figura di portavoce candidato sindaco. E in realtà è un'esperienza per noi, per me, in prima persona è bellissima. Sto riscoprendo veramente che la politica, se fatta in maniera sana, in maniera pulita, in maniera disinteressata,
senza insomma scendere a compromessi, potrebbe, diciamo, rappresenta una cosa di fantastico. Ci proponiamo come organo politico alternativo, come idea alternativa a quella che è la politica che abbiamo visto oggi fino a già Paternò. Un gruppo di ragazzi che, diciamo, non ha mai fatto politico come me, insomma, che hanno tantissima voglia di fare, che in questi anni hanno approfondito diverse tematiche come quelle relative alla viabilità piuttosto che ai rifiuti o alla trasparenza nelle commissioni consigliari, e quindi insomma ci riteniamo abbastanza pronti per affrontare questa battaglia, e consapevoli del fatto che non sarà una, diciamo, una missione facilissima, né vincere né tantomeno amministrare. Sappiamo di avere le mani libere per poter lavorare serenamente. Ovviamente al termine dei vari giri di domande, se qualcuno vorrà aggiungere qualcosa, ovviamente tempo uguale per tutti, ma per tutti ci sarà la possibilità di replica e di obiezione. Onorevole Lombardo, buonasera. Buonasera a tutti. E allora la sua campagna invece come sta andando? Io non lo so in modo particolare, perché non ci sono indagini demoscopee che possono in certo senso darci la misura della posizione dei vari candidati. Però io non li conosco queste. Ma mi era soltanto una domanda così introduttiva per rompere il ghiaccio. Prego di azzerare il cronometro. Allora, Antonino Lombardo è sostenuto dalla lista Niente sarà come prima, Lombardo sindaco, assessori designati Angelo Amato, Maria Cristina Finocchiaro e Giuseppe Sinatra. La mia candidatura nasce da un dovere etico nei confronti della mia città ed è determinata dalla crisi che dopo il periodo democristiano da 25 anni a questa parte domina la vita politica, amministrativa e soprattutto la vita sociale, produttiva della mia città. Quindi è una reazione a questa deriva e a questa crisi. Anch'io ritengo di portare avanti una proposta di alternativa totale, integrale alla situazione attuale. Sono convinto che i candidati attuali, ripetendo gli errori di questi 25 anni, non saranno in grado di risolvere il problema della città. Io sono titolare e latore di una proposta politico-amministrativa originale che coinvolge tutta la città e tutti i candidati sindaco, in modo da determinare una forza contrattuale che, ponendosi nei confronti degli altri poteri, possa risolvere i gravi problemi della nostra città. Ha ancora 30 secondi, se vuole sfruttarli per dirmi la filosofia che c'è dietro questa sua candidatura. Sì. In questa mia proposta c'è soprattutto l'obiettivo di affrontare i problemi importanti, quei problemi che sono stati solo sfiorati in questi 25 anni, proprio perché erano problemi importanti e richiedevano uno sforzo intellettuale e uno sforzo politico maggiore. Io li voglio affrontare tra i primi, se gli elettori mi daranno la fiducia. Fermiamoci qui che è scaduto il tempo, attendiamo qualche istante perché c'è Anthony Di Stefano, per cui non ho chiesto a lei, ecco, che sta per entrare, come sta andando? C'è anche il sindaco. Ma io credo, qualche annetto fa mi sono trovato sull'Etna, insomma, in occasione di una vulcanica, e prima di quell'eruzione vulcanica ho sentito un rumorio sotto i piedi, no? E stiamo respirando, stiamo vivendo questa stessa sensazione, c'è un tremolio che insomma accompagna Paternò in questi giorni, e sono sicuro che l'11 giugno assisteremo a un risultato per noi eccezionale.
E allora, benvenuti al sindaco Mauro Mangano e a Anthony Di Stefano. Scusate il ritardo. Abbiamo detto che comunque gli impegni elettorali, ovviamente sono quelli che sono, si allunga sempre quei 10 minuti, quel quarto d'ora, per cui abbiamo iniziato a rompere il ghiaccio, quindi domanda di rito anche per voi, come sta andando sindaco? Beh, come sta andando? Ogni campagna senza elettorale, time, senza timer, così come ogni campagna elettorale è sempre un grande strumento di comunicazione, si intensifica, la comunicazione si fa più intensa perché i cittadini sono molto più attenti ed è anche un'ottima occasione per chi ha amministrato 5 anni per avere il tempo e il modo di raccontare tante cose che in questi anni non hai avuto il tempo di raccontare e confrontarti anche con delle domande e anche avere il piacere, devo dire, di verificare una città che rispetto a 5 anni trovo sensibilmente diversa. Di Stefano, lei? Sì, io sto scoprendo una città che sfiduciata della politica lo è, però al tempo stesso, insomma, dopo che ci si confronta, trovi una città che è anche preparata, che ti fa le domande giuste, che ti chiede quello che vuoi fare e come lo vuoi fare soprattutto, che è proprio il terreno sul quale ci stiamo confrontando. Io credo che il giorno 11 ne vedremo delle belle, e ci sarà una grande risposta da parte della città, ci sarà una grande risposta da parte di Paternò. Sono molto fiducioso anche per quello che sento in giro a proposito del progetto che stiamo portando avanti. E al di là di tutto, nonostante ci sia, come dicevo prima, tanta sfiducia, però vedo che alla fine la città, la mia città, saprà rispondere e saprà dare le risposte giuste. E allora, Di Stefano, ricominciamo da lei. La presentazione del candidato e la filosofia che sta dietro la sua candidatura. 2 minuti ciascuno, a 30 secondi vi farò un cenno. Vi inviterò a concludere. Guarda Pietro, forse anche meno di 2 minuti. Io ribadisco quello che ho sempre detto in tante altre circostanze. Non mi passava nemmeno per la testa di mettermi in un'avventura di questo tipo. La prendo assolutamente come una missione. Ho visto troppe cose sbagliate che sono andate avanti in questi anni, non in questi ultimi 5 anni soltanto, attenzione, in questi ultimi anni. Credo che sia era arrivato il momento, da parte di tante persone che dalla politica se la sono sempre fatta alla larga, invece di poter dire la propria, di poter dire la sua. Ho lavorato su un progetto che mettesse assieme tanto il centrodestra quanto il centrosinistra, convinto come sono che la risposta a tutte le cose che non vanno vengano comunque dalla politica, quella con la P maiuscola, quella che va a battere i pugni sui tavoli a Palermo, quella che fuori dai confini della città riesce a dire la sua. Credo di essere riuscito anche a realizzare quello che era un mio piccolo sogno, cioè dire quello di poter fare in modo di far sì che quella che dovrà essere la classe, la nuova classe dirigente di questa città, potesse contare anche su un'età anagrafica molto giovane, di gente tra l'altro preparata e competente. Vado avanti per questa strada in maniera molto determinata, molto determinata. Prima mi chiedevi come sta andando, ti dico che mi attendo davvero un voto che sia di svolta e di coraggio da parte della città. Gli assessori designati di Anthony Di Stefano, sostenuto da Nuovo Orizzonti, Patto Popolare, Anthony Di Stefano Sindaco, Paternò 2.0, Rialzati Paternò, Libera Paternò, Forza Italia. Dicevo, assessori designati Angelo Corsaro, Giuseppe Ronzivalle, Barbara Santoro. Sindaco, buonasera di nuovo a lei. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, il sindaco ha a sostenerlo le liste democratici per Paternò, Avanti Semplicemente, assessori designati Antonino Adamo, Giuseppina Caruso, Salvatore Galatà. 2 minuti anche per il sindaco per presentare la sua ricandidatura e la filosofia che sta dietro appunto la sua espressione. L'abbiamo detto... Via il timer. L'abbiamo detto ai cittadini... In queste settimane credo che loro lo stiano cogliendo, perché appunto dietro il bisogno che i cittadini esprimono c'è anche la consapevolezza però da parte loro che la politica dovrebbe smetterla di utilizzare semplici slogan e specchietti per le allodole. C'è la consapevolezza di quello che chiedono almeno al sindaco che li ha amministrati in questi anni, è di consolidare tanti risultati che hanno visto appena iniziati. E questo è il senso della candidatura, devo dire, perché avere lavorato 5 anni
cominciando ad affrontare i problemi che per anni erano rimasti assolutamente insoluti, da quello dei rifiuti a quello degli investimenti, a quello di una riprogettazione dello sviluppo economico di questa città. Ecco, aver iniziato a fare tutto questo e adesso interrompere il lavoro dicendo ai cittadini semplicemente abbiamo fatto un passaggio, ci saranno altri che continuano, ci sembrava un atto non responsabile e anche non adeguato alla sfida che avevamo iniziato. La città che si trova nella situazione in cui era Paternò 5 anni fa certamente non poteva in 5 anni vedere i risultati finali della svolta. Abbiamo però dato a questa città degli strumenti che sono straordinari e penso al risultato su tanti versanti del risparmio finanziario. Questo comune oggi ha un bilancio che sul piano dei costi è molto più basso rispetto 36. A 5 anni fa. Abbiamo dato un segnale nella riorganizzazione degli uffici che va continuato, abbiamo dato un segnale nell'efficienza di molti uffici che al cittadino rispondono presto, abbiamo portato in questa città degli investimenti i cui frutti si vedranno nei prossimi mesi e che sono proprio il più immediato segnale di speranza per questa città. E allora abbiamo un sorteggio per decidere l'ordine con cui si procederà nel corso della serata. Prego, i bigliettini sono al centro del tavolo come la scorsa volta, se vogliamo procedere. Sindaco, lei? 2. 3. L'onorevole Lombardo. 1. È il numero 1. Il numero 2. Il numero 2 è? Io. Mangano i 2. Il 3 è la Delfa, se non sbaglio. Sì. E Di Stefano è il numero 4. Allora, procederemo in questo ordine. Io ritengo che questa sera confronti li avete fatti, dico tanti, l'avete già fatto il primo anche qui da Ivi TV. Devo dire a chi non era presente all'inizio che Nino Naso purtroppo è stato trattenuto da un problema familiare, lo salutiamo. Questa sera vorrei dare maggiore spazio a quelle che sono le domande che provengono dai cittadini, per cui come primo giro andrei alla postazione social. Allora è arrivata una domanda, dato che prima c'erano solo due candidati. Allora la prima domanda è riferita ad Antonino Lombardo e Salvo La Delfa, una sola lista in confronto a qualcuno che ne ha addirittura 7. Come motivate questa scelta? Ecco, però queste sono delle domande che vanno su due candidati. Sì, perché prima erano da sole e sono arrivate le domande, come dicevo. Però, e poi ce n'è una per tutti. Qual è la priorità per voi in un paese di emergenze? Ovviamente riferita a tutti. Allora, Salvo Conigliello. Iniziamo dall'onorevole Lombardo. Qual è la priorità, chiedono i suoi concittadini, in un paese che ha tante emergenze? No, ma c'è anche prima, come domanda, sì. Perché una sola lista, o no? Sì, sì, gliel'avrei fatto alla fine. Vuole rispondere. Io parto da qua invece. Allora, intanto non è una scelta. Noi abbiamo visto che i cittadini nel candidarsi si orientavano in modo particolare verso le due liste Nino Naso e Endolo Di Stefano. Per cui alla fine, senza offesa per i due candidati che io stimo moltissimo, sono venute fuori due invincibili armate, quasi due invincibili armate che ricordano nel 1400 le armate del cristianesimo contro i turchi. Sono invincibili perché una lista come quella di Stefano, che ha 7-8 liste che lo sostengono, per il meccanismo elettorale le conseguenze sono evidenti. Noi sicuramente non saremmo arrivati a 8 dischi, ma più di una lista, se avessimo potuto, l'avremmo presentata. Non c'è stato possibile perché non siamo stati premiati. La nostra lista, la mia lista, infatti, non è tra le liste sicuramente vincenti. Quindi i cittadini che vogliono vincere non scelgono la lista Lombardo, scelgono o la lista Nino Naso o la lista Endolo Di Stefano.
Per quanto riguarda invece allora, facciamo così, il programma, facciamo così, siccome lei ha posto una questione allargando anche agli altri candidati, la priorità la affronteremo nel successivo giro. Per cui su questa questione che anche lei ha sollevato con riguardo una lista e delle invincibili armate, sentirei anche gli altri candidati. Mancano due minuti. Ma io credo che purtroppo i cittadini si siano resi conto dopo la presentazione delle liste che cosa ha significato la costruzione, il tentativo di costruire un, come possiamo dire, un effetto di trascinamento sui candidati con un meccanismo che anziché premiare, bisogna dire la verità, anziché premiare la qualità e la passione della politica, ha privato i meccanismi di calcoli, presunti calcoli elettorali, perché io ricordo che 5 anni fa io ero il candidato sindaco che aveva il minor numero di liste tra quelli presentati e poi sono stato quello che ha vinto. Quindi questo meccanismo, devo dire che è sperimentato, che non è il meccanismo che di per sé premia il candidato sindaco. Purtroppo l'effetto è stato quello di moltiplicare il numero di candidati e secondo me di abbassare anche la possibilità di dialogo reale, di confronto reale con l'elettore. Io dico che le nostre due liste hanno tutte e due delle radici precise, nel senso che c'è una lista che nasce da una esigenza politica di stare insieme di alcune persone che si ritrovano in una collocazione politica più vicina al PD, che hanno anche una storia in consiglio comunale, quella era la base della lista dei democratici. Un'altra lista che invece si rispecchia diciamo così, l'esperienza amministrativa, che ha come matrice le persone che hanno partecipato all'amministrazione in modo attivo, facendo gli amministratori, gli assessori, e tutta una serie di candidati che hanno vissuto l'esperienza del politico nel volontariato, nell'associazionismo, e si vogliono adesso esprimere attraverso una candidatura diretta nella politica cittadina. E credo che fare due liste di candidati tutti motivati sia il modo giusto, due perché se ne sono venute due, ne avremmo fatte tre, ma solo di candidati motivati, piuttosto che liste personali, piuttosto che la lista del del piccolo big della politica, suo uso e consumo, possibilmente sia il modo serio di affrontare le elezioni comunali. La destra, perché una sola lista chiedeva l'ascoltatore e anche sì, una risposta su queste questioni poste. Sì, intanto diciamo che l'assenza di Nino Naso, insomma, spero che non sia nulla di grave, faccio gli auguri da parte mia. Le priorità in un paese di emergenza, se non sbaglio, salvo... No, questa è la successiva. La prima domanda è perché una sola lista e poi se vuole replicare quel che è stato detto. Fortunatamente abbiamo un regolamento nazionale che ci impone questo tipo di scelta. Il Movimento 5 Stelle in qualsiasi comune si propone come organo politico, va con una sola lista. E meno male, aggiungerei. E perché il tentativo di salire sul carro dei vincitori o diciamo di riciclarsi è molto concreto. Diciamo che tutti quelli che sono attualmente candidati al Consiglio Comunale, come dicevo prima, hanno fatto più o meno lo stesso percorso che ho fatto io, quindi ci conosciamo da parecchio tempo. E poi perché comunque crediamo fermamente che per amare la propria città, per voler contribuire a migliorare le condizioni della propria città, non necessariamente ci si debba candidare, lo si può fare tranquillamente da cittadini liberi esternamente, proponendo all'amministrazione le varie proposte. O allora, mi scusi, avvicini un po' di più il microfono. Più di così, cioè... Vabbè, in caso poi facciamo in modo che tutti lo avvicino. Va bene. Mentre invece per quanto riguarda la domanda del... Ci arriviamo subito, facciamo un altro giro solo sulle priorità. Comunque sì, siamo obbligati e benvenga, insomma. Non raccattiamo così consiglieri comunali per strada, insomma, o solo perché insomma hanno dei pacchetti di voti assicurati. Non crediamo nel consenso, ma tantissimo nella partecipazione. Sono tutti ragazzi, anche meno ragazzi, meno giovani, che in questi anni hanno partecipato all'attività politica e che quindi insomma si vogliono spendere concretamente per migliorare le condizioni della nostra città. Allora, prima di dare la parola ad Anthony Di Stefano, chiedo alla regia di verificare che comunque i microfoni vadano bene e comunque
e siamo riusciti ad ascoltare. Ci siamo. Deve solo avvicinare un bel microfono, salvo la telfa, e siamo a posto. Scusate, perché non hanno questo personale. Insomma. Ok. Di Stefano, 2 minuti. Sì, io non credo che i problemi di questa città siano le liste a sostegno di un candidato. Credo che i problemi di questa città siano altri, la legge elettorale non l'ho fatta io. Io vorrei che ognuno risponda di se stesso, io rispondo per me. Io ricordo che sono partito con le mie 2 liste, che sono quelle di Entoli, Stefano Sindaco e Rialza di Paternò. Ho scritto a caratteri cubitali quello che doveva essere il progetto, che doveva essere sposato, qualcun altro si è aggiunto, si è unito. Qualcun altro non l'ha fatto, qualcun altro è stato mandato via e me lo ritrovo da un'altra parte, perché la sintesi di tutto doveva essere sposare quel progetto. Delle liste che compongono il mio cammino, il mio percorso, ci sono molti esponenti dell'associazionismo, del volontariato, delle professioni, del mondo del lavoro e non soltanto. Credo che parlare di armate, parlare di altre cose sia una mancanza di rispetto nei confronti di chi in maniera assolutamente democratica si sia... Non parlo di armate, è una mancanza di rispetto nei confronti di chi si sta candidando, di chi ci sta mettendo la faccia, di chi ha scelto di scommettersi. C'è chi in altri anni il proprio contributo l'ha dato in un'altra maniera, chi oggi invece sta volendo fare questo passo. Io lo interpreto assolutamente come un passaggio positivo. Aggiungo, in questi ultimi secondi che mi rimangono, che guardate che anche la scelta degli assessori che abbiamo fatto è la testimonianza, la prova provata di tutto quello che vi sto dicendo. 3 persone, le ricordo, che sono Barbara Santoro, che è un'insegnante, una docente, il medico Giuseppe Ronzivalle, Angelo Corsaro, che è dipendente della città metropolitana. Sono 3 scelte che sintetizzano quello di cui vi ho appena parlato. Grazie Antonio Di Stefano. Andiamo alla seconda questione posta dai nostri telespettatori, iniziando dal sindaco Mauro Mangalo. Qual è la priorità è in un paese che, come dice il nostro fedele seguace di Facebook, è pieno di emergenze? Ma devo dire che il paese è pieno di problemi molto gravi. Qual è la differenza tra un problema molto grave e un'emergenza? Che l'emergenza è qualcosa che tu affronti all'improvviso, il problema molto grave è un problema che non ha una soluzione facile. Perché dico questo? Perché Paternò ha in questo momento dei problemi enormi. Per esempio, dico da sindaco, il primo, quello che mi piacerebbe di più poter avere gli strumenti per affrontare, è quello delle infrastrutture, della viabilità, della condizione delle strade, per esempio, e non è certamente il problema che si può risolvere per primo. Non sono più emergenze perché abbiamo, se qualcuno avesse avuto la pazienza di leggere per esempio i piani triennali delle opere pubbliche degli ultimi 3 anni perlomeno, avrebbe visto un lavoro di programmazione per esempio degli investimenti che ha portato a realizzare negli ultimi 3 anni le opere che venivano previste, quindi ad avere una pianificazione della spesa e anche della richiesta di investimenti per la città di Paternò. Quindi ci sono, come dicevo, certamente cose che sono emergenze, essendo che sono veramente gravissime, ma sono inserite, almeno per quanto riguarda il mio lavoro, il lavoro che ho lasciato impostato, sono inserite in una programmazione e sono le prime attività di un sindaco, almeno quelle di Mauro Mangano se continua a fare il sindaco, certamente, come vi dicevo, proseguire nella spesa dei finanziamenti che abbiamo ottenuto per quanto riguarda i quartieri periferici, in particolare i contratti di quartiere e la gara sulle reti idriche, che è stata una giudicata e va al più presto iniziata. Il consolidamento nei servizi di assistenza, cioè nei servizi sociali, che abbiamo proseguito in questi anni pur con tante difficoltà di bilancio, che vanno consolidati e assestati, e indubbiamente il bilancio di previsione, che ancora non è stato ultimato. 2 minuti per Salvo La Delfa, possiamo azzerare il timer e farlo ripartire. Prego La Delfa. Sì, come ho detto in altre occasioni, insomma, le priorità previste, diciamo, nel programma elettorale non le ho decise io. Insomma, chi si è trovato a girare, insomma, in questi 5 anni per Paternò si ricorda di aver visto almeno una volta un banchetto del Movimento 5 Stelle. Questo non è perché non avevamo nulla da fare il sabato o la domenica mattina, ma perché appunto abbiamo applicato quella democrazia partecipata, quella politica dal basso, e consentire ai cittadini di poter scegliere
insomma, cosa deve essere, diciamo, appunto la priorità per il proprio territorio. E in questi, oltre a quello, insomma, diversi questionari, diciamo, gruppi di lavoro, tavoli tecnici con, anche con professionisti, hanno messo davanti un quadro che delinea, insomma, come priorità quello relativo alla viabilità, perché insomma ci sono diverse zone della città sprovviste ad esempio di segnaletica verticale ed orizzontale e insomma con una serie di diciamo così, impedimenti, quali potrebbero essere la presenza contemporanea di venditori ambulanti piuttosto che diciamo, strade molto trafficate che oggi necessariamente devono essere diciamo così, convertite a unica direzione. E così come ad esempio la sicurezza in molte periferie, ci sono diverse piazze che negli anni addirittura sono state recuperate dai cittadini e che purtroppo insomma, vengono costantemente vandalizzate ed è un peccato insomma, per la collettività. Altra priorità assoluta è la raccolta differenziata e la tassa sui rifiuti, perché attualmente insomma, la tassa è molto elevata, molti cittadini non riescono a pagarla, non perché non vogliono, ma perché non si può pagare, e quindi se riusciamo a lavorare una raccolta differenziata molto più spinta, sicuramente sarà un modo per abbassare appunto, anche la tassa sui rifiuti e i cittadini saranno contenti di poterla pagare. Grazie, la DELF è stato perfettamente nei tempi. Anthony Di Stefano. Se mi chiedete di indicare delle priorità, ne indico in questo momento essenzialmente tre, non perché ci siano soltanto queste tre, ma perché... Scusi Di Stefano, il timer, per favore. Sì. Ne indico in questo frangente essenzialmente tre. Parto da quella che è la situazione legata ai conti del Comune. Non è una situazione, lo sappiamo bene, evidentemente rosea. Io sono stato molto critico anche su quella che è stata la situazione legata ad un bilancio consuntivo, per esempio ultimo legato al 2016, che deve essere ancora approvato, ad un bilancio di previsione che al 30 novembre scorso è stato approvato con riserva, prima volta nella storia, dove molte entrate sono delle entrate fittizie. Se mi chiedete in che maniera si può intervenire, è chiaro che nel medio e lungo termine e anche nell'immediato alcune soluzioni ci sono. C'è quella vicenda legata alla possibile conversione dei diritti di superficie nelle aree PEP, c'è anche la questione legata agli oneri di concessione nella zona Scala Vecchia che restano troppo alti. Se mi chiedete quali sono le altre priorità, io indico inevitabilmente quella che è la riforma della macchina burocratica al Comune di Paternò, che va fatta in maniera più decisa, più determinata per fare funzionare tutto meglio. E poi è quello che la città chiede a gran voce, lì bisogna capire fin dove si spinge il potere, la possibilità di un sindaco, è quello finalmente di poter parlare di sviluppo e di lavoro, sviluppo che è collegato ad una fantomatica area artigianale, l'area industriale, all'area commerciale dei nostri negozianti, e quello al lavoro, insomma, un sindaco può dare posti di lavoro? Di sicuro non li può promettere, può fare in modo che si possa creare qualche posto di lavoro, questo sicuramente sì, ma attenzione, creare posti di lavoro che siano per tutti, indipendentemente dal fatto se hai votato Anthony Di Stefano o meno. Questa è la vera vittoria della politica, quella con la P maiuscola. Ci sono degli interventi che possono essere fatti, che devono essere fatti e che non sono soltanto l'indirizzo dei giovani, ma anche di quelle fasce di trentenni, quarantenni e cinquantenni che sono stati tagliati fuori dal mondo del lavoro. Concludiamo questo giro su due questioni poste dai nostri telespettatori con Antonino Lombardo, al quale chiediamo le priorità. Allora, le cose numerose indicate da chi mi ha preceduto sono così numerose che non possono essere priorità. Quindi loro le hanno indicate tutte e io sono d'accordo con loro perché sono tutte cose importanti. Secondo me invece le vere priorità sono due e su di queste io insisterei in maniera decisa e drammatica. Sono le due priorità che sono state trascurate in questi 25 anni e che hanno condotto la città alla situazione di crisi in cui che vive in questo momento. E secondo me sono tre fontane, cioè dire la zona industriale e la collina storica di Paternò. La mancanza di completamento delle opere infrastrutturali a Tre Fontane, la mancata realizzazione del parco archeologico e monumentale,
che sviluppando la collina avrebbe determinato occupazione e lavoro. Occupazione e lavoro, dico ai miei colleghi candidati sindaco, significano ricchezza della città. Paternò è in crisi perché non è più una città ricca, perché non ha lavoro e non ha occupazione. Le fonti del lavoro e dell'occupazione, certo, sono quelle che loro hanno indicate, ma sono principalmente le due che io e attorno a cui io vorrei insistere con molto impegno. Allora, prima di entrare nella nuova questione che pongo io, vi prego di spegnere i telefonini, perché abbiamo dato inizialmente questa regola, perché c'è stata in un altro confronto una lamentela, per cui ci siamo imposti questa regola. Vi ringrazio, ricominciamo da Salvo. È spento, ho solo il timer perché non riesco a vederlo dal monitor, sì, c'è vediamo. La telecamera davanti. Non vedo. In modalità aerea, insomma. L'importante è sì. Che non si messa, che non arrivino messaggi, questa era la contestazione. C'erano i suggerimenti. C'erano dei suggerimenti per me. Quindi c'è stata una contestazione. ultimo giro prima di fermarci per la prima pausa pubblicitaria, ricominciamo dalla Delfa. Insomma, ho dato un'occhiata, vale un po' per tutti i vostri programmi elettorali. Qualcuno non diciamo chi, si lascia andare forse qualche idea di spesa, però la vera priorità forse è quella delle finanze dell'ente, sappiamo un po' della ricchezza. Che non sono messe benissimo. Ecco, le chiedo con quale strategia e quali saranno le misure per renderle più floride. Ah, guardi, l'assessore, uno degli assessori che diciamo così ho nominato di recente, appunto, è un assessore al bilancio, il dottor Rubino, ed è un tecnico specializzato proprio in questa materia. Ricordo insomma a chi ci segue che la scelta degli assessori è stata fatta sulla base di una selezione pubblica, appunto valutando quelle che erano le competenze e i curricula che sono arrivati in più di un mese e mezzo. Il discorso del bilancio va affrontato con molta serietà e penso che bisogna iniziare a proiettarsi con una mentalità del buon padre di famiglia, nel senso che il buon padre di famiglia cerca di gestire le proprie casse, il proprio portafoglio, cercando appunto di tagliare quelli che sono gli sprechi, e ce ne sarebbero tanti. Ce lo indica uno. Ma guardi, 700.000 euro di commissioni consigliari nel 2014 credo che sia uno spreco enorme per la collettività. È una mancanza di rispetto per i cittadini, perché insomma abbiamo fatto anche uno studio relativo a questi verbali e ci siamo accorti insomma che molti consiglieri addirittura godevano del dono dell'ubiquità, quindi contemporaneamente prendevano due gettoni di presenza, anzi anticipo ai telespettatori che a breve presenteremo un esposto alla Procura della Corte dei Conti per capire se questo insomma costituisce un reato. Io non sono nessuno per valutare, insomma, per decidere, ma da cittadino, se mi accorgo di un'anomalia di questo tipo, insomma, la metto all'attenzione della Procura, come abbiamo fatto insomma in questi anni. Quindi lavorare appunto col metodo del buon padre di famiglia. Se il mio figlio continua a chiedermi una bicicletta, non posso dire sempre che non ho i soldi e contemporaneamente spendo 50-60 euro in Bet e Vinci e spese varie. Quindi cerchiamo di lavorare anche su questo con serenità e andando a individuare appunto quelli che sono gli sprechi diciamo sostanziali. Di Stefano, come migliorerebbe le finanze del comune di Paternò? Io devo dire che una delle pochissime cose positive che ha la nuova legge elettorale è stata quella di avere comunque dato un taglio netto non soltanto al numero dei consiglieri comunali, ma un taglio l'ha dato anche alle indennità legate ai gettoni di presenza, per cui certo è che si deve intervenire anche sulla riformulazione del modo di intendere le commissioni, che sono diventate più un gioco che altro. Però per fortuna insomma certi numeri in qualche maniera sotto questo punto di vista la legge ci aiuterà anche ad abbatterli e anche di molto. Io prima tra le priorità parlavo dei conti del comune, non a caso ne parlavo, proprio perché è evidente, ma su questo insomma il sindaco attuale ha meglio preciso e più puntuale il quadro, inevitabilmente è evidente la situazione di difficoltà nella quale ci troviamo. Io prima ho portato due esempi su tutti,
che mi piacerebbe anche approfondire, quella che era quella che è legata alla conversione dei diritti di superficie in diritti di proprietà in quelle che sono le zone PEP della città di Paternò. È un argomento del quale si è parlato in tante altre occasioni, in consiglio comunale e non. È arrivato il momento, secondo me, vista anche quella che è la situazione, di tornare a parlare in maniera seria e concreta. Arrivano in questi giorni tanti gridi d'allarme da parte tanto e non soltanto dei residenti, ma anche di chi a Scalavecchia voleva investire a proposito dell'alto costo degli oneri di concessione. In questo modo, in questo momento, il comune ha l'obbligo sacrosanto di sbloccare questa situazione e questa vicenda. C'è un pallino poi che credo che debba essere di tutti, indipendentemente dal sottoscritto, ma debba essere di tutti. Dobbiamo cercare, e dobbiamo farlo per forza, di rivolgerci a quelli che sono i fondi sovracomunali, a quella che è la progettazione legata ai fondi europei, che non può più essere rimandata. Deve essere una spia fissa, un chiodo fisso da parte della prossima amministrazione comunale, perché altrimenti rimaniamo ingessati. Io prima riportavo gli esempi legati ai bilanci, previsione e il consuntivo. A me l'ultimo previsionale, insomma, e non soltanto a me, evidentemente se è stato approvato con riserva un motivo c'era, a me non ha convinto affatto. Ecco, da queste briglie dobbiamo sceglierci tutti. Fermiamoci qui, Antonino Lombardo. Allora, secondo me i miei colleghi, soprattutto il mio amico carissimo ingegnere, quando pensa di risolvere i problemi del bilancio col mago d'occasione, sbaglia, perché non è problema di chi amministra cose inesistenti. Il problema è di politica economica del governo della città. Bisogna partire di là, lo ripeto fino alla noia, aumentare la ricchezza della città. Qualunque mago che va a gestire il bilancio, quanto riduce e fa bene le indennità ai consiglieri comunali, non risolve il problema sostanziale della città, che è di ben altra caratura e di ben altra dimensione. Si tratta della politica generale che fa l'amministrazione comunale, e alcune cose indicate da Antonio e di Stefano sono nella via giusta, soprattutto sul piano del riscatto delle case popolari, potrebbero determinare delle entrate. Certo, l'attuazione del piano cimiteriale vendendo le aree potrebbero, però amici miei, bisogna puntare sulle entrate importanti della città, sull'occupazione operaria della città. Ed è inutile ripeterlo, sono quelle due strade, Tre Fontane e la collina, che ci possono dare una situazione completamente, radicalmente nuova. Ancora 30 secondi, ho fatto un cenno perché a 30 secondi, se vuole aggiungere. Poi le vorrei utilizzare per riprendere il tema della invincibile armata, perché c'è nella storia una ironia che si ripete in maniera straordinaria nella vicenda elettorale paternese, e che riguarda lui, Antonio Di Stefano e Nino Naso, perché i due, e ho finito, hanno costruito due invincibili armate. Probabilmente sono loro che andranno al ballottaggio, però direttore, mi ascolti, di queste due invincibili armate una perderà, e questa è la soddisfazione dei minori come me, che non arriverò sicuramente al ballottaggio. Cioè, io l'ho fatta parlare perché alla fine bisogna anche essere... È una battuta per scherzare. Esattamente, non bisogna essere troppo fiscali, esatto. Chi vuole del tempo, che vuole replicare ovviamente, glielo daremo, per cui facciamoci una bella chiacchierata. Esatto, una bella... E do la parola da questa parte ci sono scongiuri, vorrei dire questo. A Mauro Mangano, magari si avvicina il microfono man mano che parlate, sì. Voi due è meglio, prego. Sì, ma questa discussione sulla situazione finanziaria del comune mi sembra veramente all'insegna per l'ennesima volta della superficialità, perché i conti sono semplicissimi. Abbiamo spiegato, non so, spiegato, scritto nei bilanci, abbiamo raccontato, l'hanno raccontato i giornalisti, che i problemi negli ultimi anni del comune di Paternò sono stati legati ad alcune graziose eredità che la giunta precedente ha lasciato, nel senso dell'abbandono di alcuni problemi, e sono le sentenze che si abbattono sul comune
creando delle entrate, delle uscite straordinarie. Cioè il comune che deve andare a pagare, essendo stato condannato, circa 2 milioni di euro, e lo deve fare subito perché è stato condannato in Cassazione, è un commissario che gli impone di pagare. È un comune che nel bilancio 2017-2018, così come per altre sentenze avvenute nel 2016, deve andare a mettere da parte sostanzialmente, o se volete voi, a buttare milioni che fanno parte delle entrate e delle uscite del bilancio per andare a coprire una spesa che non è una spesa che produce servizi per i cittadini. Ma questo fatto, che è un dramma, dimostra che se noi non avessimo queste uscite straordinarie, quindi a regime, quando finiremo entro 3 anni di pagare queste ingentissime somme tutte in una volta, il bilancio può tranquillamente sostenersi così com'è e senza bisogno di inventarsi per i cittadini nuove uscite, perché tutte le entrate che stiamo immaginando io capisco che devono essere pagate dai cittadini, quindi sono comunque uscite selettive, le paga qualcuno piuttosto che qualcun altro, ma sono delle uscite. Quindi il bilancio in questo modo è costruito per finire di ammortizzare quelle uscite straordinarie che abbiamo dovuto sostenere. Nel frattempo abbiamo tagliato così tanto i costi, ne dico solo uno per tutti, i costi dell'energia elettrica, 600.000 euro in meno da bilancio di quest'anno rispetto a 4 anni fa, grazie al fatto che abbiamo preso i finanziamenti europei per i pannelli fotovoltaici sugli edifici comunali e le luci a LED che si stanno installando in tutta la città. Questo è un risparmio. Benissimo, ci sono delle repliche oppure possiamo dare la linea alla regia per la pubblicità? Nessuna replica. Una pubblicità straordinaria anche quella legata al 1.350.000 euro. Ci ritorniamo subito. Dati all'Esimeto Ambiente S.p.A. in liquidazione. Ma quando? Ci ritorniamo subito. Ma questa cosa la volete capire? Ve la spiego se la volete capire, no? Non riesco, Franz, non riesco, prova. No, non ci riesco. Prova. Ma non c'è linea! Scusate, ma perché non usate il wifi di Icon? Icon chi? Quelli di internet! Con Icon si vola! Si vola? Ma qui c'è il wifi? Ci dia la password! Velocissimo! Wow! Ma possiamo averli a casa? Sì, e guardi, paga solo 17,90 al mese! E vi dico di più, i primi 2 mesi sono gratuiti! Allora non ci resta che andare da Icon! Grazie Icon! A Biancavilla apre un nuovo luogo di bontà. Apre Bontà Infinite. Panificio, biscottificio, gastronomia e salumeria. Un locale ampio e vario, ma soprattutto ricco di prodotti di qualità e tutto di nostra produzione. Al Bontà Infinite si sforna pane caldo ogni 2 ore. Da noi trovi pane 8 cereali, pane di Timiglia, pane azimo e integrale. Bontà Infinite è anche salumeria, caffetteria, catering per i tuoi eventi, gastronomia. E inoltre, domenica mattina, servizio di pasticceria, semifreddi e gelati. Tutti i giorni offerta panino imbottito con bevanda, 1,50 euro. Offerta del mese, grana padano, 7,90 euro al chilo. Prosciutto crudo, 9,90 euro al chilo. Bontà Infinite, servizio attento e scrupoloso, igiene e qualità. Bontà Infinite di Federico Sinatra, Viale dei Fiori numero 6, Biancavilla. Per info chiama il 095-688613. Beverly Hills, American Bar, pub, aperitivi, colazione, creperie e sala giochi. Ampio locale, nuovo e raffinato. Colazione golosa e caffetteria. Ricchissimi aperitivi in un luogo accogliente. Inoltre il Beverly Hills usa solo grandi marchi con un'ampia scelta nella birra.
Con un aperitivo la donna può usufruire dell'attrezzatissima e modernissima sala giochi gratuitamente. Dal flipper alla carambola al calcetto balilla. Beverly Hills American Bar si trova a Santa Maria di Licodia, in via Vittorio Emanuele, numero 132A. Beverly Hills, il posto giusto per passare i tuoi momenti di svago. Per info chiama il numero 095-62-9182. Affetto che io ho, 72, arrivato al ballottaggio, invincibili. Allora, ben ritrovati, dopo una breve pausa pubblicitaria riprendiamo il confronto fra i candidati alla carica di sindaco del comune di Paternò. Sono soltanto quattro perché Nino Naso è stato trattenuto da un motivo familiare. Ricominciamo da Anthony Di Stefano, al quale vorrei rivolgere a lui ma a tutti una domanda al contrario. In genere i cittadini si attendono qualcosa dal proprio sindaco, dal proprio candidato, ma voi candidati cosa vi attendete dalla città? Cosa si attende dai cittadini? Di Stefano. Ma io credo che se la città ha una guida che riesca a mettere al centro quelle priorità di cui parlavamo prima, io credo che la città stessa seguirà automaticamente quella che sarà il punto di riferimento di questa città. Io credo che dobbiamo fare i conti con tante cose. Credo dobbiamo fare i conti inevitabilmente anche con un nostro grado di disistima che abbiamo, perché il fatto che in tanti questi anni Paternò abbia fatto dei passi indietro su tanti settori, su tante vicende, su tante questioni, anche il fatto che c'è stato l'assalto all'arma bianca per tanti luoghi che per noi erano sacri, ne cito uno su tutti legato all'ospedale, è chiaro che abbia creato non soltanto un clima di sfiducia, ma ha creato una sorta di disistima automatica da parte dei paternesi. Io credo che se noi invece riaccendiamo quello che è l'entusiasmo, riaccendiamo anche il senso di comunità, io ci sono due momenti nel corso dell'anno in cui si ha il termometro di quella che è la comunità. Una è la festa di Santa Barbara, l'altra è il Venerdì Santo. È in quel momento in cui si mettono da parte steccati, credenze anche religiose, ma è anche in quel momento che si capisce se la città è unita o meno. Devo dire che nelle ultime occasioni mi auguro che la scarsa partecipazione non sia stata dovuta al fatto che si senta questa identità un po' meno. Per cui io credo questo, credo che se c'è una guida forte, per guida non intendo quella del sindaco, per guida intendo quella di una classe dirigente, quella di una squadra che dia l'indirizzo concreto a questa città, io credo che i cittadini stessi torneranno ad essere paternesi veraci, quelli che credono che la città debba andare avanti attraverso le tante iniziative, attraverso il rispetto dei tanti luoghi che oggi noi per primi come paternesi purtroppo tante volte invece non riusciamo a proteggere, non siamo più gelosi nemmeno dei nostri luoghi. Lombardo, lei cosa si attende dai suoi concittadini se dovesse fare il sindaco? Io mi attendo una prova di modernità e di maturità. Mi attendo che i cittadini distinguano tra il passato e questi 25 anni e il modo di fare politica di questi 25 anni è un'alternativa a questa situazione. Io ho portato avanti questa proposta di fare delle giunte tutti insieme. Non ha avuto molto fervore tra i miei amici candidati. Anche perché due dovevano essere donne, quindi non lo so. Quindi, secondo me, pur con il rispetto di tutti, con il massimo grande rispetto personale, io penso che continueremo la vicenda di questi 25 anni, perché per me la svolta è amministrare insieme, assumere tutti i problemi della città, metterci e coinvolgerci insieme, fare un programma comune e presentarci all'esterno con questa forza nuova e straordinaria che dovrebbe vincere, secondo me, tutte le resistenze.
Grazie, grazie all'onorevole Lombardo. Riprendiamo con Mauro Mangano, che forse più degli altri, solo perché ha amministrato negli ultimi 5 anni, sa bene cosa si attende dai suoi concittadini, perché magari in questo periodo, come dire, si è scontrato, si è confrontato già. No, mi sono confrontato, ci siamo confrontati, perché amministrare anche da questo punto di vista è un'esperienza molto bella, perché diverso rispetto a qualunque altro tipo di rapporto fra un amministratore e i cittadini. Io mi aspetto, mi immagino, devo dire, forse so, che in questa città continuerà a esserci, continuerà a, come dire, a svilupparsi un meccanismo che in questi 5 anni è iniziato, io ho visto iniziare, perché i cittadini 5 anni fa, con la richiesta di pulizia della politica che hanno affidato a me come sindaco, hanno anche dichiarato la volontà di impegnarsi personalmente in questo percorso. E allora in questi 5 anni è successo che si è sviluppato dentro la città, come dire, continuato a svilupparsi un doppio passo. Il passo del cittadino che guardava indietro e pretendeva alcuni privilegi, alcuni diritti, senza guardare i propri doveri, senza guardare i doveri di comunità, di solidarietà, senza guardare al noi, che in una città è sempre la prima cosa che dovrebbe apparire. Dall'altra parte invece anche tanti cittadini che sono fatti avanti a sentire quello che si faceva attorno a loro, l'impegno per sistemare un luogo comune o anche per offrire solidarietà a qualcuno che stava male, come un impegno di tutti. Questo è già successo. Il modo in cui noi oggi stiamo declinando i problemi della città è molto diverso rispetto a 5 anni fa. Io sento i cittadini che mi dicono che sanno quanto sono corresponsabili della pulizia di una città. Questa parola non si diceva 5 anni fa. 5 anni fa il tema era che cosa faceva l'istituzione per pulire la città. Oggi c'è forte il senso della corresponsabilità, come c'è forte il senso della corresponsabilità nella solidarietà, per esempio. E allora io mi aspetto che continui questo percorso, che continui conquistando sempre più spazi di partecipazione al bene pubblico, in un'ottica di orizzontalità della città e sempre meno di delega verso chi ha il potere. Flash, li ha conquistati questi spazi in questi 5 anni? Questi spazi, molti sono stati conquistati, moltissimi, e sono, devo dire che li ho conquistati a scapito del sindaco, perché il prezzo per conquistarli era fare apparire che non fosse una conquista del sindaco, ma fosse una conquista dei cittadini, perché la sentissero proprio. Ci fermiamo qui, dopo è ammessa la replica. Sì, sì, dopo, al termine del giro, su questo vi io faccio replicare. Vi faccio parlare. Chiudiamo per adesso con la Delfa, cittadino, un termine che in casa sua è molto in voga, forse anche abusato a volte. No, abusato mai, la parola cittadino, cittadinanza, impegno, partecipazione, condivisione, coinvolgimento, non lo ritengo mai dei termini, insomma, di cui abusare. E la domanda è cosa mi attendo. Ci sono due fasi, cosa ci attendiamo l'11 giugno e cosa ci dovremmo attendere dei cittadini dopo l'11 giugno, perché se i cittadini che voteranno Movimento 5 Stelle, che voteranno Salvo La Delfa candidato sindaco, si aspettano improvvisamente che nell'arco di un anno Paternò risorga e si trasformi improvvisamente in una città, diciamo così, un anno e poco, sì, diciamo, in una città europea o norvegese o olandese, insomma, lo dico chiaramente, non ci votate, perché questo può accadere solo se ci sarà la partecipazione, la condivisione da parte di tutti i cittadini. E qui vengo, cosa mi aspetto dopo l'11 giugno. Adesso quello che ci aspettiamo è che i cittadini valutino attentamente qual è lo scenario politico attuale e cosa si presenta sul tavolo. Sul tavolo c'è un'alternativa a quella che è stata la politica degli ultimi 15-20 anni, fatta di gente nuova, fatta di gente competente, fatta di persone che hanno voglia di fare qualcosa veramente e con le mani totalmente libere. Lo sappiamo, non siamo i professionisti della politica, ma non credo che ci voglia, insomma, così tanto a diciamo, capire come funziona la macchina amministrativa. Avremo bisogno semplicemente di tempo, come abbiamo fatto in altri comuni, come siamo riusciti a vincere ad amministrare altri comuni importanti come Bagheria, come Ragusa, come Pomezia, Roma e Torino. Potremmo riuscire nell'impresa di amministrare anche Paternò. E se i cittadini lo vorranno, la regione ci
sfida è il Parlamento nazionale. Allora, diamo spazio alle repliche, iniziando dall'onorevole Lombardo. Allora, il sindaco... Allora, la questione posta è quella se si sono aperti degli spazi di partecipazione, ritengo. Allora, io vorrei precisare che questi miei colleghi parlano della partecipazione dei cittadini. Cioè, ovvio, fatto positivo e nelle app ci mancherebbe, è fondamentale, è prioritario. Non si rendono conto, e mi meraviglio che lo fa anche il sindaco uscente, non si rendono conto che loro parlano di partecipazione dei cittadini e si scordano della partecipazione del Consiglio Comunale. La crisi di questi 25 anni, direttore, è secondo me la crisi della partecipazione del Consiglio Comunale. La mia replica partiva dal fatto che il sindaco uscente ha coniato uno slogan per una delle sue liste: continuare semplicemente, o qualcosa del genere, avanti semplicemente. Cioè, lui vuole andare avanti alla stessa maniera come ha amministrato in questi 5 anni. Dimentica che lui, tra tutti i sindaci di questi 25 anni, è il sindaco che con intelligenza e con la sua grande intelligenza è riuscito tuttavia a disintegrare attorno a lui anche le adesioni dei suoi stessi componenti il partito. Lui non ha avuto la crisi di sua, secondo me, che lui giustamente non può riconoscere, è la crisi di questo Consiglio Comunale che non l'ha seguito, non lo poteva seguire perché non è stato mai coinvolto. Speriamo che i candidati si convincono prima o dopo che c'è questo problema nella politica locale. Credo la parola vada a Mangano, chi vuole intervenire dopo lo può fare. Ma questo sarebbe, devo dire che facciamo un sacco di confronti fra i candidati sindaci, sarebbe curioso farne qualcuno sui candidati al Consiglio Comunale, qualcuno potrebbe spiegare anche, per esempio, sarei curioso di sentirlo anch'io, perché dopo aver amministrato con me per alcuni anni ha deciso di cambiare schieramento. Quando spesso questa mancanza di partecipazione, mi dispiace dirlo, si riduceva alla mancanza di partecipazione o di corrisponsione alle attese personali di ciascuno. Se il livello è questo, è, guardate, secondo me, uno dei punti chiave della nostra conduzione, vale per tutti, non ne voglio fare un giudizio di merito veramente, però pretendere dai consiglieri comunali che diano risposte collettive e che non pensino che il Consiglio Comunale sia un luogo di baratto personale è la prima richiesta di ogni elettore, che dovrebbe fare ogni elettore. Io devo dire che in questi 5 anni ho sperimentato molto spesso la richiesta del baratto personale, della pretesa di spazi non politici, non di partiti che non sono esistiti e non esistono, lo dimostra il fatto che non sono nemmeno presenti alle elezioni questi presunti partiti, giusto? Ma l'idea che ogni consigliere si stesse ricavando uno spazio, un piccolo spazio per sé, e usasse poi l'amministrazione, il sindaco, per la soddisfazione di questi spazi, che poi a volte potevano anche essere spazi di amministrazione, non è un problema di, non vorrei che sembrasse tutto ridotto alla prebenda, come dire, personale, ma certamente non era la collaborazione attiva ad una amministrazione che aveva la città come punto di riferimento. Qualcuno che vuole intervenire su questo argomento, se no passiamo oltre. Allora, io solo per dire una cosa, certo. Però, perché certo. Sì, no, io posso anche essere d'accordo, però se c'è stata questa politica del baratto, denunciatela prima, la dovevate denunciare prima, se c'è stata questa politica del baratto, perché oggi, a 2 giorni delle elezioni, con schieramenti e con liste già composte, è facile dire quello non è voluto con me per questo motivo. In questi anni abbiamo assistito pure noi a tante cose confusionarie, delle quali non si capiva nemmeno il perché, i motivi. Se era davvero così, era compito vostro denunciare tutto questo, era tassativamente, moralmente, un dovere morale denunciare tutto questo. No, io devo dire che quello che non posso... La controreplica del... Scusate, no, non mi piace fare il dibattito personale. È stato citato in causa questa situazione, ma mi pare siccome, che... Siccome mi si chiede, io devo dire che alcuni dei politici che sostengono il candidato Endoni Di Stefano, per esempio, di richieste personali ne hanno fatte, ma qua non si tratta di denunciare, si tratta semplicemente di dire no a deputati che sostengono adesso Di Stefano. Questo sindaco ha detto semplicemente no. Non è che il sindaco ha bisogno di denunciare, bastava che lo faccia. No, ma lei l'ha detto pubblicamente, ve lo sta dicendo pubblicamente oggi. Scusi, l'ha detto pubblicamente. Non ho capito qual è il problema del candidato Di Stefano. Ho detto io, nel mio operato, se l'onorevole Raia vuole che al comune di Paternò
collabori, un ragioniere X, il sindaco ritiene di no, dice semplicemente no. Non c'è bisogno di che dica a tutti a che cosa ha detto no. Bisognerebbe piuttosto chiedersi, quindi il problema è questo. Cioè. Io non ho capito qual è il suo problema, devo dire. Secondo me, se proprio lo vuole sapere, il problema vero... In questi anni c'è stato un paradiso all'interno. Io veramente mi chiederei i candidati che hanno scelto, se vuole proprio sapere cosa mi chiedo io, i candidati che hanno scelto di sostenere anche la candidatura di Stefano, che cosa si aspettano di ottenere? Lo vedremo. Da me nulla, da me un bel nulla. Anzi, io ribadisco, tante situazioni che sono accadute proprio nella costituzione delle liste, i miei no, hanno mandato da altre parti altri... Comunque, a me possono chiedere gli assessori, è chiarito che ogni lista ha avuto diritto a un assessore, quindi cioè, mi sembra che è stato molto chiaro. Allora, l'ordine qual è stato? Cioè, quali tessere politiche ci sono? Non c'è una tessere politiche. Sì, sindaco, una constatazione ben precisa. Gli assessori di Di Stefano corrispondono hanno delle tessere politiche. Sono legittimamente espressione. Ho scelto io Di Stefano, un attimo. Perché è assolutamente noto in questa città che la nomina di Angelo Corsaro è la nomina di una persona vicina a Mimmo Calvagno, che ha una lista che sostiene Antonio Di Stefano, e la nomina di Giuseppe Ronzivalle nasce dal sostegno di Salvo Torisi della sua lista Antonio Di Stefano. È legittimo, certo. In politica. Io non capisco perché ce ne si debba vergognare. Questo non lo io assolutamente. Allora, Di Stefano. Io ho parlato chiaramente di quella che è stata un'accusa, è stata lanciata dal sindaco a proposito, evidentemente, di questi anni in cui si è fatto baratto in consiglio comunale. Mi dispiace, non sono stati denunciati prima. I tre assessori sono scelti dal sottoscritto vabbè, e si è battuto con determinazione per tutto questo. Vabbè, non si può dire. Poi lei può pensare a casa degli altri, può pensare quello che vuole. A casa mia guardo io, so quello che è accaduto. Ho preso tre professionisti, ne sono orgoglioso, e quelli saranno gli assessori con i quali comincerò la mia bella avventura in amministrazione comunale. Quello di cui parlava lei erano altre cose, riguardavano il consiglio comunale. Entrambi soddisfatti, chiudiamo questa parentesi e la DELFA. Volevo aggiungere, ritornando sul discorso della partecipazione, insomma, chiaramente con il Movimento 5 Stelle si sfonda una porta aperta, insomma, in questi anni siamo riusciti a far trasmettere le sedute del Consiglio Comunale in streaming grazie a una collaborazione, devo dire, anche con... Mi sento provocato, c'era nel programma del Sindaco Manga, sì, no? C'era nel programma, insomma, era scritto. Fino al 2014, no, insomma, era scritto, nel programma, il Sindaco l'ha fatto. Siamo dei programmi simili, questo è un altro discorso. Il fatto che, insomma, molti cittadini non partecipano alle sedute del Consiglio Comunale effettivamente rappresenta un problema, come diceva l'onorevole Lombardo, ma c'è da dire che risulta anche difficile trovare la pubblicizzazione delle sedute, così come le sedute delle commissioni consiliari. Nel nostro programma c'è la pubblicizzazione di queste sedute e la ripresa in streaming anche di quello, perché il cittadino, addirittura abbiamo previsto il cittadino in giunta, quindi consentire a un cittadino di partecipare alla giunta comunale, perché è quella da cui, insomma, escono fuori delle proposte del lavoro veramente concreto di un'amministrazione. E sarà difficile, non lo so, penso di no, ma proveniamo dal basso e riteniamo di dover mettere questo, diciamo, questo modus operandi di fare politica anche all'interno delle istituzioni. Tutti soddisfatti? Ci sono controrepliche oppure possiamo andare avanti? Allora, la diamo per passata in archivio e consegnata agli atti. Mentre prego, sì. Giuseppe, se ha qualcosa, se no facciamo una domanda. Sì, abbiamo i primi dati: 6.367 persone raggiunte, 47 condivisioni, 250 commenti. Per il momento questi qui sono i dati. Ancora la trasmissione dura, deve finire, e vedremo a fine puntata quanti persone ci hanno raggiunto, quante persone hanno interagito con noi. Ho visto che comunque nei commenti predominano i tifosi, ci sono i tifosi, si scatena. Sì, sì, un po' per tutti, un po' la curva. E allora ricominciamo dall'onorevole Lombardo. Vorrei introdurre un tema che nel primo confronto al quale
lei non era presente e non è stato introdotto per mancanza di tempo, quindi vorrei ripartire da questo. Il tema della cultura, dei beni culturali, credo che lei su questo ci vada a nozze, così come si dice, anche perché Paternò non ha proprio nulla da inventarsi, perché i beni culturali sono un patrimonio straordinario della città. Lei come trasformerebbe questo patrimonio della città in un volano per l'economia locale? Ma ripeto, l'argomento principe è la collina. Con il parco archeologico e monumentale la collina si trasforma. Lei sa come finanziarlo questo parco? Con i fondi europei, perché questo tipo di parco utilizza istituzionalmente dei fondi europei. Noi abbiamo cominciato con il sindaco attuale il percorso. Abbiamo creato l'atto costitutivo, abbiamo già sentito i partner che dovrebbero partecipare e dovremo concludere dopo l'elezione. Il programma è di affidare la direzione tecnica del parco a un architetto di fama internazionale, cosiddetto Archistar, che dovrebbe trainare col suo prestigio e con la sua professionalità tutta la collina e l'attività della collina. Pensiamo, senza retorica e senza esagerare, che in questa maniera, col passare degli anni, quella collina, anche perché è riconosciuta da tutti i visitatori internazionali che la visitano, quella collina potrebbe essere un luogo di arrivo del turismo internazionale. A 30 secondi, può continuare. E quindi con questa procedura riteniamo, poi ovviamente a livello culturale si tratta di ripigliare le cose che c'erano fino alla fine degli anni 90, dopo il periodo democristiano, e che questi 25 anni li hanno completamente eliminati. Quindi la Galleria di Arte Moderna, che col sindaco attuale siamo sul punto di riaprire al pubblico e che l'abbiamo quasi riaperta con l'inaugurazione di una mostra di eccellenza di carattere nazionale. Fermiamoci qui. Manga. Ma guardi, diciamo che la cultura è una delle cose a cui mi accusano di occuparmi troppo, addirittura in questa città. Che qualche mio amico mi dice che forse ne facciamo anche troppa, creando un'overdose, perché in soli 5 anni siamo riusciti a dare a questa città, che non l'aveva, un piccolo teatro comunale, interamente comunale. È un caso veramente unico in tutto il meridione, un teatro che è gestito dall'ente pubblico, in cui tutti si esibiscono gratuitamente, e ci viene veramente indietro. Quando Ambrogio Sparagna è venuto a girare a Paternò una puntata della trasmissione che tiene su Rai 2, ha detto: guardate, questo è veramente un gioiello che io vorrei mostrare all'Italia. Una casa del cantastorie per dare a questi grandissimi artisti paternesi un luogo della memoria e del riconoscimento, ma anche della ricerca, ed anche questo è un luogo veramente che è diventato luogo di vitalità straordinaria. Abbiamo incoraggiato la vitalità poi di molte associazioni. Se in questo momento l'offerta culturale di questa città ha spesso nei fine settimana degli spettacoli dei pupi siciliani, molti finanziati dal Cenacolo dell'Onore Lombardo, ha alla stagione, concertistica che si svolge in biblioteca, ad esempio, a Festival dei Cantastorie. Abbiamo sempre in questi 5 anni riaperto una galleria d'arte moderna in via Roma, dove finalmente gli straordinari quadri che questa città possedeva sono visitabili. Abbiamo esposto i beni di Paternò in mostre anche fuori Paternò, la più recente a Catania, dove i reperti e l'archeologia medievale di questa città sono stati esposti in molte vetrine che riguardavano soltanto il nostro territorio. Abbiamo proprio questo mese aperto il filone delle visite turistiche, del turismo scolastico al castello attraverso il Tour dei Castelli. Un lavoro in 5 anni straordinario, che secondo me non è un lavoro che riguarda la cultura, ma che riguarda lo sviluppo di questa città. Per questo l'abbiamo fatto con tanta passione. Azzeriamo il timer e possiamo ripartire da Salvo Ladelfo. Sì. Io credo che quando si parla di beni culturali o in generale,
quando si parla di organizzare o riorganizzare un settore si debba partire da quello che è lo stato di fatto per programmare insomma una progettazione di un determinato obiettivo. E lo stato di fatto è quello di una scarsa valorizzazione in questo senso dei beni culturali. Abbiamo tanti, sono stati fatti tantissimi sforzi dall'amministrazione precedente, ma notiamo che diciamo, difficilmente un turista, non per forza un turista del nord Europa, ma una persona che ci viene insomma, a trovare dalle nostre parti, riesce a fruirne in maniera agevole, perché non c'è un circuito, non c'è una diciamo così, valorizzazione molto completa di quelli che sono i nostri beni culturali. Abbiamo semplicemente valutato la possibilità di organizzare appunto questi circuiti, proporli a chi fa turismo, quindi chi appunto vive di turismo, che sono anche i tour operator insomma, che vanno a proporre questi servizi, in modo da mettere un altro ventaglio di proposte ai propri clienti. Perché dobbiamo cercare di provare a mettere in simbiosi il turismo con quello che è la nostra vocazione, che è agricola e relativa ai prodotti agroalimentari. Se riusciamo a costituire appunto dei percorsi anche enogastronomici all'interno dei beni culturali, potremmo tranquillamente coinvolgere anche ad esempio gli studenti delle facoltà di scienze umanistiche, architettura e quant'altro, e attraverso la stipula di una convenzione con l'università consentire appunto dei crediti formativi universitari a chi si mette a disposizione dell'amministrazione comunale appunto in questo progetto. Concludiamo questo giro con Anthony Di Stefano. Sì, la domanda è se Paternò è una città turistica, se Paternò lo è o meno. Di sicuro è una città a vocazione turistica, questo sì. Il problema non sono gli elementi monumenti, gli elementi naturali che noi abbiamo da mostrare. In realtà noi abbiamo un deficit di servizi. Racconto l'episodio che è accaduto a me. Se c'è una coppia di Vicenza che arriva con la vettorina da Catania e deve andare a visitare le Sainelle, ci va come? Con un taxi, con un bus navetta, come ci va? Se deve andare alla collina, come ci va? Cioè, in realtà il nostro è un turismo che o è, come dire, d'accompagnamento con gli autobus, molto bello in questi giorni, devo dire, vedere anche le flotte di Pullman in quello che è stato il lavoro che è stato portato avanti alla Proloco di concerto con l'amministrazione comunale, tutto molto bello. Però voglio dire, da parte nostra, quali servizi noi siamo in grado di mettere a disposizione? Il deficit sta lì. Sport, turismo e cultura camminano in qualche maniera di pari passo. Abbiamo voluto inserire in quello che è il nostro percorso del programma l'ambito legato anche allo sport, perché in quella che è la galassia, la costellazione molto bella animata delle associazioni sportive e anche delle tante squadre che animano la nostra città, dal baseball al calcio, fino all'altro ieri anche al basket di un certo livello, la piscina, anche questi sono attrattori di persone che vengono a Paternò e che possono usufruire di quelle che sono le nostre bellezze monumentali e naturali. Il problema è in realtà come fare camminare però di pari passo quello che noi offriamo col come deve essere offerto. Noi abbiamo inserito anche quella che non è una visione distorta della situazione, parlando anche di albergo diffuso, di quello che è un parco naturale legato al parco storico letterario della nostra città, ma sono tutti interventi che devono essere effettuati e portati avanti capillarmente, giorno per giorno. Ci sono delle repliche oppure possiamo andare avanti? Ricominciamo da Mangano. Sindaco, proprio in questi ultimi giorni c'è stato un caso di vandalismo al palazzetto dello sport. Vorrei parlare per l'appunto di sport, di sostegno a quelle che sono le strutture e le società, partendo però da una considerazione, perché per qualche migliaio di euro di mancanza di un sistema di videosorveglianza o di rafforzare le porte, poi si compiono danni per parecchie migliaia di euro. Guardi, intanto c'è un problema, dobbiamo parlare di sport o di sicurezza, perché ho detto di furti. Parlando di strutture sportive. Chiarissimo, lo dico perché sul versante sicurezza, per esempio,
in questi 5 anni, io alcuni anni fa, avendo seguito da sempre i problemi delle scuole di questa città, sentivo il leitmotiv che era quello della protezione delle scuole. Dopodiché abbiamo in questi anni installato sistemi di videosorveglianza e antifurto in quasi tutte le scuole della città, ed è come se fosse stata una cosa normale, voglio dire, nel senso che addirittura sento lo stesso parlare del problema di sicurezza nonostante che abbiamo installato questa cosa. Lo dico perché la rappresentazione della città merita di essere il più sincera possibile e non puntata, diciamo così, valorizzando gli elementi peggiori della città stessa. Adesso è chiaro che i sistemi di protezione vanno estesi a tutti gli edifici comunali, naturalmente tenendo conto che viviamo in un contesto che è il meridione. Abbiamo per esempio, dico sempre sul settore protezione, abbiamo per esempio prediletto di installare delle videocamere a Piazza Umberto per ovvi motivi che riguardano la sicurezza di quella piazza, piuttosto che in altri impianti. È una cosa che il comune deve fare, naturalmente. Nel frattempo, per quanto riguarda invece le infrastrutture sportive, che sono un tema molto importante, poco fa parlavamo di priorità o di programmazione. Nella programmazione degli investimenti della mia amministrazione c'è sul versante dello sport che i prossimi passi sono, avendo portato a casa il risultato del finanziamento sulla piscina scoperta, ci sono quelli dei campi sintetici per quanto riguarda i nostri campi di calcio, che sono veramente, questa è la priorità delle nostre infrastrutture sportive. Avere finalmente un sintetico come i comuni attorno a Paternò sono riusciti ad avere negli anni precedenti, quando ci fu un momento fortunato per i finanziamenti delle infrastrutture sportive, e questo per la città di Paternò è una priorità, così come un consistente lavoro di manutenzione del palazzetto. Noi abbiamo voluto in questi 5 anni fare molto bene i bagni, che erano pietose, ma ripresa la struttura intera perché ha ovviamente la sua età. E allora, se vuole proseguire, dopo le do del tempo aggiuntivo, ricominciamo da la Delfa. Quello della sicurezza, insomma, credo che sia un tema abbastanza sentito nella nostra città. La sicurezza non solo relativa appunto agli atti vandalici commessi ai danni dei beni pubblici, e mi dispiace, insomma, che non si è riusciti in questi lunghi anni ad infondere alla collettività, ai cittadini, il rispetto del bene pubblico. Stiamo vivendo un problema di carattere prettamente sociale. Non riteniamo noi il bene pubblico come qualcosa di non nostro. Tutto quello che è fuori dalla mia porta non mi appartiene più, come una sorta di rifiuto, non me ne devo prendere cura in molti casi. In alcuni casi invece assistiamo a dei cittadini, gruppi di cittadini organizzati, come ho detto in precedenza, che si prendono cura di taluni spazi pubblici, e lo fanno, diciamo, in maniera così disinteressata. Nessuno li premia, nessuno gli va a dire grazie. Perché? Perché, insomma, vivono quel quartiere, vuoi perché c'è i bambini che giocano in quella piazzetta, piuttosto che la signora che in estate prende, insomma, un po' d'aria fresca, ma si stabilisce quel senso di comunità in determinate zone. Quello che abbiamo previsto è, diciamo, incentivare l'installazione di una videosorveglianza diffusa attraverso degli sgravi fiscali. Videosorveglianza che, se un cittadino mette a disposizione dell'amministrazione comunale, appunto, per monitorare e vigilare sui beni pubblici, insomma, si crea appunto quel rapporto tra amministrazione e cittadino. Oltre questo, chiaramente, si deve fare per forza riferimento a quelli che sono dei fondi strutturali, quindi dei PON 2014-2020, che vanno proprio in questa direzione, ovvero quello della sicurezza dei quartieri e soprattutto della videosorveglianza. Ricominciamo con Anthony Di Stefano. Sì, sicurezza. A proposito, in quest'ambito specifico, dal palazzetto dello sport a quello che è accaduto, che abbiamo sentito accadere tante volte, troppe volte, all'interno degli istituti scolastici. Io mi lasci dire una cosa, qui al di là di quello che è l'ambito istituzionale, evidentemente forse non ci siamo tutti indignati abbastanza nei confronti di chi commette questi atti, perché entrare all'interno di una scuola, mettere a soqquadro un'aula, rubare un PC, un piccolo computer portatile da 200 euro, è la prova provata del fatto che entri là dentro solo per fare danno. Evidentemente su questo non ci siamo indignati abbastanza, forse ci si è anche assuefatti da tutte queste notizie che abbiamo sentito. È chiaro che poi tante volte c'è, per fortuna, anche la reazione da parte della città, dei cittadini,
Però ad ogni singolo episodio, a ognuno di questi episodi, abbiamo il sacrosanto dovere di indignarci. Io credo che, guardi, questo non lo voglio mettere in dubbio, io credo che l'amministrazione comunale abbia fatto magari il possibile con l'installazione anche delle telecamere per scongiurare che accada tutto questo. È chiaro che su questo lo sforzo deve essere da parte realmente, davvero di tutti, altrimenti si finisce sempre col puntare il dito in una direzione e non si risolve la questione. Bastano le telecamere di videosorveglianza, probabilmente fino a un certo punto, serve, basta riuscire a colloquiare in continuazione con le forze dell'ordine della nostra città, certo, probabilmente sì, ma probabilmente anche lì fino a un certo punto. Qui serve evidentemente, nettamente, uno sforzo da parte di tutti. Io, siccome qui si mescola anche quello che è l'ambito legato allo sport, la dico stringatamente in 20 secondi, ho avuto un incontro appena qualche giorno fa con quelli che sono stati i vertici regionali dell'UISP, l'Unione Sport per Tutti, i quali mi proponevano l'idea di lanciare Paternò come progetto pilota a proposito dei cosiddetti campetti di quartiere, campetti da basket o di calcio. È un'idea che mi auguro potrà essere sposata. Sport e sicurezza sotto questo fronte devono camminare assolutamente a braccetto. Io un altro giro lo farei solo sulle strutture sportive, visto che il tempo è stato quasi totalmente occupato dalla questione sicurezza. Lombardo. Sicurezza. Mancano, dice che ha fatto parecchio, e probabilmente è così, ma non ha fatto tutto. Se è vero che quello che avviene continuamente ogni settimana è sotto gli occhi di tutto, anche quello recente che lei ha citato è avvenuto perché l'edificio non era tutelato dal sistema di allarme, perché non sarebbe avvenuto. Noi abbiamo fatto recentemente, in questi giorni, ed è in corso, questa mostra al San Francesco. Non c'è l'allarme a San Francesco, l'abbiamo dovuto fare noi come cenacolo per tutelare la mostra. Allora, un piano organico che dice ogni edificio pubblico deve essere collegato a un sistema di allarme, non c'è ancora. È questo che bisogna fare. Poi tutte le altre cose, quelle raccomandate dal rappresentante di 5 Stelle, secondo me vanno nella direzione giusta, perché ci vuole anche la cultura, la sensibilità, la formazione anche dei soggetti, gli interessi anche particolari nei quartieri, il cointeressamento da parte degli interessati nei vari settori. Ma il problema generale è che il sistema di sicurezza è assolutamente inefficace. Per esempio, non si è mai pensato, e io lo propongo non certo per farlo stasera in un servizio come questo, che esiste, noi l'abbiamo fatto per il Cenacolo ed è efficacissimo, un servizio di security, cosiddetto security perché la società si chiama security, che lavora assieme ai carabinieri ed interviene contemporaneamente. Questa è la sinergia che si dovrebbe fare. E se il comune estendesse a tanti edifici questo servizio, avrebbe un'economia di scala tale per cui alla fine può essere anche sopportabile. Fermiamoci di qui, ricominciamo dalla Delfa, parliamo solamente di sport. Un giro supplementare per poter meglio argomentare solo sullo sport, sulle società sportive, sulle strutture sportive, sulla necessità di dare l'opportunità ai ragazzini di poter tirare 4 calci al pallone. Guardi, vi dico la verità, lo confesso, non sono un praticante di particolare di sport, insomma. Sono quello che al massimo fa la partita a calcetto con gli amici fin quando reggeva il menisco. Esatto. Quello che abbiamo riscontrato in questi anni di osservazione, perché quello che abbiamo fatto è stato proprio un periodo di osservazione, è stato la distanza dell'amministrazione comunale nei confronti degli impianti sportivi da un punto di vista di appunto dialogo. Quello che vorremmo iniziare a instaurare è la compartecipazione tra il privato e il pubblico nel momento in cui il pubblico non riesce più a gestire tutto quello che in questi 20 anni non si è riusciti a gestire.
Il discorso di fare dei bandi ad evidenza pubblica per consentire la gestione di alcuni di taluni impianti sportivi, mi riferisco ad esempio ai campetti da tennis, in passato c'era questa convenzione, poi non si sa per quale motivo, insomma, la convenzione è stata, disattesa, non è stata più rinnovata. Onestamente non so per quale motivo, quindi iniziamo a chiedere aiuto a chi veramente sa dove mettere le mani. Non dobbiamo avere la presunzione di dire prendere in giro i cittadini, non me la sento io perché sono stato preso in giro negli ultimi 15 anni almeno, di dire guarda, se arrivo io improvvisamente il palazzetto dello sport o gli impianti sportivi di Paternò verranno rinnovati in 448. Mettiamoci nelle condizioni di lavorare con chi è del settore e chiediamo fondamentalmente un aiuto, perché ci sono diverse associazioni sportive che si vogliono mettere a disposizione delle amministrazioni comunali per prendere in gestione alcuni impianti sportivi. Di Stefano. L'assessorato allo sport negli ultimi tempi sembra essere diventato una sorta di assessorato all'esattoria, nel senso che serve soltanto per andare a pagare quelli che sono i sacrosanti bollettini legati all'affitto dei campi, del palazzetto e di tutto il resto. Sta venendo meno quella che invece dovrebbe essere la rete reale dello sport che si fa a Paternò. Lo dicevo prima, la nostra è una città che per fortuna da sempre, non soltanto di tanto in tanto ha visto delle generazioni che ha sfornato qualche campione, perché l'abbiamo avuto anche noi, non soltanto sul campo del calcio, ma anche su quello che è il fronte dell'atletica, e non soltanto, il baseball ne è un altro esempio. Ma ne è venuto meno perché? Perché quella che oggi è reale, si tocca con mano, è la carenza stessa di quelli che sono degli impianti sportivi adeguati. Il fatto che si sia perennemente a discutere se i soldi ci siano o non ci siano non può essere la giustificazione a tutto. Ci sono alcuni campi, io ci ho giocato fino a qualche giorno fa, c'è Totuccio Bottino che è un campo pericolosissimo ad esempio, ha uno strato che è davvero pericoloso, sembra una pista di pattinaggio, è una struttura che è assolutamente fatiscente. Da tempo si parla della possibilità di poter costruire, installare un manto sintetico. Credo che un po' tutti siamo stati bravi a prendere le nostre informazioni per vedere attraverso il credito sportivo del CONI come si possa intervenire, e sappiamo che si può intervenire. Ma lo stesso vale per tante altre situazioni. Quella dei campi da tennis è una situazione che soltanto fino a qualche tempo fa, fino a qualche anno fa, andava bene, soltanto che gli introiti legati ai campi, che oggi purtroppo hanno una scarsa manutenzione, è stato dovuto al fatto che si è cambiata la modalità di pagamento, per cui da un tot, adesso non voglio andare a fare i conti specifici, si è scesi di netto rispetto a quelle che erano le entrate e gli ingressi prima. Il palazzetto dello sport nella sua completezza oggi è poco più di una palestra. Lo stesso vale per il Piero Parisi, che è il campo dell'Ardizzone. Io prima ho riportato l'esempio del WISP, di questo progetto pilota, proprio per fare capire anche che nello sport non si può e non si deve per forza sempre pagare. Lo sport una volta di tanto può essere anche gratis. Fermiamoci qui, sappiamo che l'argomento la interessa particolarmente di Stefano per i suoi trascorsi. Antonino Lombardo. Non ho parlato del velodromo, Sullo sport. No, sullo sport io sono d'accordo di partire da una programmazione seria, cioè è inutile andare a vedere le singole situazioni. Per quanto riguarda lo sport non c'è mai limite, le esigenze non sono mai soddisfatte, sia sul profilo della manutenzione di quelle esistenti, sia sul profilo dei nuovi impianti che devono essere creati e che non ci sono ancora. Io, se non desta scandalo, mi permetterei a bozzare anche una proposta che riguarda gli sport d'élite di carattere internazionale, il golfo per esempio, quel golfo spettacolare riservato ad alcuni soggetti che a livello internazionale lo praticano e che, perché no, potrebbe anche essere un'aggiunta positiva nel panorama generale dello sport locale. Per il resto, una volta costituita l'amministrazione, c'è un assessorato, c'è un'amministrazione, si fa l'indagine sulle cose esistenti,
si vede quello che si deve migliorare, si aggiungono le cose che non ci sono. Anche per me, De Stefano, non ci sono problemi del limite di spesa, bisogna trovarli i soldi per lo sport. Magnano, chiudiamo con lei. Sì, devo dire, prima avevo tracciato un attimo quelle che erano le linee. Gli impianti, il problema degli impiantisti, come dicevo, si deve affrontare in modo diversificato, e chi amministra deve avere, io penso, le idee chiare su quello che si può fare e quello che non si può fare. Quindi, nell'ordine, per quanto riguarda, diciamo, i campi da tennis, la mia giunta aveva già predisposto una delibera che ha come oggetto quella della, diciamo così, della gestione di questi campi attraverso terzi, cioè è una di quelle strutture che è assolutamente obsoleto che il comune gestisca personalmente, direttamente. Gestirla attraverso persone competenti, un'associazione in particolare che possa comprenderne lo spirito e anche viverla pienamente, permetterebbe di avere, come dire, una sicurezza dal punto di vista finanziario e una maggiore gradevolezza dell'impianto. Per quanto riguarda il calcio, invece, come dicevo prima, bisogna andare immediatamente a ricercare i finanziamenti per i manti sintetici, per il maggior numero di impianti possibili. Questo vale sia per il Falcone Borsellino che per gli altri due campi di cui parlavamo prima. Mi permetto di ricordare che ho persino trovato, ho visto personalmente, quando abbiamo fatto i lavori di rifacimento dei bagni di questi due impianti minori, dei bagni che non venivano sistemati da più di 10 anni. Questo per dire la situazione che in questi 5 anni di amministrazione abbiamo dovuto affrontare. E certo che adesso la nuova frontiera è certamente quella, come dicevo, del sintetico. La piscina, che è un impianto certamente, come dire, prezioso per la città di Paternò, attraverso il finanziamento che abbiamo ottenuto per l'impianto scoperto, è giusto che diventi, nella logica di una visione globale dello sport, in qualche modo l'impianto che sia anche un po' da, come possiamo dire, da valvola di solidarietà per gli altri sport. Voglio dire che, come dicevo, siccome chi amministra deve avere uno sguardo complessivo e concreto su tutta la realtà, il fatto che le piscine diventino impianti da cui arrivano delle entrate, bisogna fare in modo che servano anche per poter finanziare gli sport minori che invece di entrate non ne hanno. Ci fermiamo per il momento, così andiamo all'ultima tranche di trasmissione e chiamo la pubblicità. Il gruppo IVI è un brand che si dirama in 3 organizzazioni per fare una rete di contatti e pubbliche relazioni efficaci e con un'utenza varia di età e di categoria. Words like violence. IVI TV è un'emittente televisiva presente fortemente sul web con un'utenza giornaliera di 60.000 contatti, dove sono diramate in tutti i social più importanti, dove solo Facebook vanta più di 10 pagine personali e 3 gruppi, proprio per una diffusione mirata del prodotto mediatico, con un ufficio di pubbliche relazioni che si occupa solo di questo. Inoltre IVI TV vanta un palinsesto e una programmazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con 3 programmi live al giorno e uno staff di 53 elementi che, uniti dalla stessa passione, propongono una programmazione varia dallo sport nazionale e locale alla politica nazionale e locale, a parte i programmi dinamici musicali, culturali e il programma comico che registra successo in tutto il bel paese con numeri impressionanti. IVI Party è un altro pilastro del gruppo IVI. 25 componenti che si occupano dell'organizzazione di eventi dalla A alla Z di piazze e privati, con il coinvolgimento di migliaia di persone negli eventi con la visibilità diretta dei nostri sponsor. Infine, nella famiglia IVI arriva la neonata IVI 24, la testata giornalistica che vanta un giornale online, nonché IVI24.it, che raggiunge migliaia di utenti al mese, con notizie chiare e dirette sui fatti accaduti, con 11 collaboratori al giornale. Con l'aggiunta di un TG innovativo con notizie flash e edizione serale e diretto.
my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. All I wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Ivi sono i numeri che parlano. Il gruppo Ivi è un... Rieccoci per l'ultima tranche di trasmissione, ricominciamo da Anthony e Di Stefano, parliamo più di politica. Di Stefano, vorrei capire due cose. La prima, con chi si alleerà se lei dovesse andare in ballottaggio? La seconda, se invece rimane fuori, chi sceglierebbe fra chi resta? Ho capito dopo l'ultimo confronto che in realtà tre sono già coalizzati, sono qui alla mia sinistra. Per cui onestamente io devo ribadire che quello che ho detto una volta, non sto pensando a nulla di tutto questo, non sono concentrato in questo. Che sei sicuro di sono, no, al contrario, sono concentrato invece su come il mio percorso politico, io che politica non ne ho mai fatto, io che sto conducendo la nave e la sto conducendo io. La sto conducendo io. Le scelte che ho fatto finora, le ho fatte io. Per cui sono più concentrato su questo. Sono concentrato sull'11 giugno, non sono concentrato su quello che accadrà dopo l'11 giugno. Sono concentrato sul come far arrivare il mio programma in più case e in più famiglie possibili. Voglio che si comprenda la bontà del mio progetto. Nonostante la diffidenza, nonostante i pregiudizi, nonostante le visioni apocalittiche di chi crede di poter tirare fuori qualche nome che gli passa in testa per poter minare il campo, sono più concentrato su questo. Sono onestamente più concentrato su questo ed è su questo che ho intenzione di andare dritto per la mia strada. Non mi faccio distrarre da altre cose, per cui non sto pensando veramente. Ma se lei era il cittadino, il suo concittadino, chi degli altri quattro avrebbe... Guardate, ci confronteremo, ripeto, siccome so che già tre sono coalizzati, vediamo un attimo, vediamo anche i miei elettori che cosa eventualmente ne penseranno. Dai, è una scelta che prendiamo assieme, non credo che debba passare il messaggio politico, debba essere questo. Il messaggio politico deve essere quello di che si vuole fare, come si vuole fare, come intendiamo portare avanti davvero la vivibilità di questa città. No, non ce l'ha proprio voluto dire, se era un elettore non interessato da questa campagna, non ci vuol dire. Io sono all'asilo della politica, sono gli altri che devono insegnare a me cosa devo fare. Onorevole Lombardo, lei ci vuol dire chi di questi, se lei, non stiamo parlando se lei non dovesse andare al ballottaggio, se lei fosse un semplice cittadino, fra questi quattro suoi competitori, chi avrebbe scelto? Secondo me, quella che lei non vuole dire, per me è l'ipotesi più probabile. Quindi ci saranno altri in ballottaggio. Allora, io... Per scegliere a chi dirigere i voti dei miei amici, che poi è un fatto molto relativo, perché la gente che vota per lei, non è che perché lei gli dice vota per Di Stefano, vota per Di Stefano, poi vota per chi vuole votare. Però entro certi limiti l'indicazione si può dare. Io sono affezionato a questa teoria. Cioè, secondo me, per risolvere il problema della crisi di questa città, la nuova amministrazione deve essere un'amministrazione unitaria. Chi vince le elezioni
chiama gli altri candidati che non hanno vinto e li chiama a costituire la nuova amministrazione. Confesso che mi sentirei orientato a fare votare per questo candidato se dichiarasse che una volta eletto procede a un tipo di amministrazione di questo genere. Se lo dichiara, io farò propaganda per quel candidato. Mauro Magno. Ma guardi, io credo. L'ho capito. Io credo che la nostra difficoltà nel rispondere a questa domanda non è soltanto dovuta a tatticismi, non credo che sia solo questo. Credo che sia anche dovuta al fatto che siamo onestamente cinque candidati molto diversi. E questa differenza ci porta alla naturale distinzione, cioè voglio dire che io non credo che i miei elettori, almeno questo è quello che percepisco io, ritengano sostituibile il voto a Mangano rispetto a un altro dei quattro. Possono avere sicuramente delle preferenze, ma se conosco un poco alcuni dei miei elettori, difficilmente, proprio perché sono i miei elettori, voglio dire, difficilmente voterebbero un candidato come quello che non hanno già votato 5 anni fa, quando siamo arrivati al ballottaggio con Nino Naso, che rappresenta veramente probabilmente l'antitesi alla politica che io personalmente ho fatto per più di 20 anni. Ma altrettanto difficilmente io credo che i miei elettori, i miei elettori voterebbero Anthony Di Stefano, non per lui naturalmente, che è una persona assolutamente rispettabilissima, le cose che dice sono convinto che le dica in assoluta veramente buona fede, ma intanto perché i miei elettori non hanno mai gradito, lo dico perché 5 anni fa mi hanno preferito proprio perché avevo uno schieramento solo di centrosinistra, hanno mai gradito le accozzaglie con la destra e la sinistra insieme. Io a questo principio, mi dispiace per Lombardo, non ci credo. Io credo che invece il cittadino abbia bisogno di chiarezza, se vuota me perché vuole me o qualcuno come me, che io possa presumere di mettere insieme chiunque dietro il fatto che in realtà stanno insieme tutti insieme solo perché vogliono vincere e non perché hanno degli obiettivi simili, perché poi questi obiettivi non li ho sentiti. Allora, da questo punto di vista, credo che questi elettori si troverebbero molto disorientati se non dovessero poter votare loro. Poi ripeto, ciascuno fa quello che vuole, e in questa differenza fra i candidati sta un pochettino anche la difficoltà di questa città in questo momento. Chiudiamo con Salvo Ladetto. Non capisco da dove Anthony Di Stefano abbia, insomma, capito questo. Ogni tanto si scherza, ogni tanto si scherza. Coalizione, diciamo, con gli altri due candidati a sindaco, insomma. Per quanto mi riguarda, noi ci riteniamo di essere quelli che non hanno nulla da perdere e hanno tutto da perdere contemporaneamente. Siamo nel limbo. Non abbiamo nulla da perdere nella misura in cui, se appunto perdiamo le elezioni, ognuno di noi continuerà a fare quello che ha fatto fino ad oggi. Non siamo, diciamo, dei poltronisti, non abbiamo mai fatto politica e continueremo a fare il nostro lavoro. Continueremo a lavorare con l'amministrazione che ci troveremo davanti, con le nostre proposte. Continueremo a parlare con i cittadini, li coinvolgeremo come li abbiamo coinvolti fino ad oggi. E di contro avremo tutto da perdere da cittadini, perché consegneremo le sorti della città di Paternò comunque alle stesse persone che hanno amministrato negli ultimi 15 anni, perché chiaramente penso che ormai i cittadini l'abbiano capito che il discorso delle liste civiche serve semplicemente per celare quelli che sono i volti noti della politica degli ultimi anni. Siamo sereni perché, insomma, abbiamo lavorato bene in questi 5 anni. Mettiamo davanti il nostro progetto ai cittadini, non chiediamo il voto, chiediamo semplicemente di firmare con noi un contratto. È l'unica cosa che promettiamo ai nostri cittadini, non solo ai nostri elettori, ma anche a chi non ci voterà e si troverà un'amministrazione del Movimento 5 Stelle: è trasparenza, onestà, coinvolgimento, e che siamo sicuri di non tradire mai la loro fiducia, perché siamo prima cittadini noi più di loro.
Bene, abbiamo chiuso, siamo soltanto all'appello finale, ma prima devo andare ai social, se abbiamo qualche domanda, qualche questione. No, domande e questioni no, più che altro, come dicevo prima, ci sono stati i tifosi, chi tifava per uno, per l'altro, quindi non abbiamo... Cosa di simpatico l'hai sottolineato? No, va bene. Che non possa comunque... ovviamente gettare delle ombre sui nostri no, ospiti. No, no, è stato qualcosa di simpatico, però preferisco non dire nulla. Irripetibile. Sì, sì, infatti. Abbiamo dei dati, abbiamo circa 400 interazioni, 22.000 persone raggiunte e 4.000 visualizzazioni. Questo qui, scusate, 3.500 visualizzazioni. Commenti, ecco, qui, abbiamo una stima dei commenti. I commenti sono circa 324 commenti. Benissimo. E allora, siamo all'appello finale, è una trasmissione che è andata oltre l'ora e mezza, quasi due ore che ci eravamo prefissi, ho rimesso i bigliettini al centro del tavolo, riprendetene uno ciascuno per stabilire l'ordine finale con l'appello agli elettori e rispondere alla domanda. Sempre uno. Onorevole... Siamo bene o male, no, si sono scambiati i posti Mangano con la Delfa. Oh, guarda che cosa mi sono scambiati i posti, chissà. Sarà profetico. Già è stato profetico. Onorevole Lombardo, perché chiede il voto ai cittadini paternesi? Ma te l'ho detto, mi pare all'inizio, una dichiarazione iniziale. Io ritengo che, a differenza degli altri candidati, ma con il rispetto assoluto di ciascuno di loro, e tenendo conto di quello che è avvenuto negli ultimi 25 anni, un'alternativa politica a questa città la posso realizzare io con la mia proposta. Secondo me, ad eccezione della Delfa, che è una lista nuova, e quindi non può ripetere errori che non ha ancora commesso, il modo come si stanno comportando sia Mangano che Di Stefano che Nino Naso, mi spiace che è assente e gli faccio anch'io tanti auguri, il modo come si stanno comportando ripete stucchevolmente quello che è avvenuto in questi 25 anni. Non vedo la svolta, non vedo il voltare pagina che è necessario in questo momento. Io la pagina la volto e la volto in maniera radicale. Secondo me gli elettori mi dovrebbero votare perché attraverso me, voltando pagina, si risolvono i problemi di questa città. Grazie Antonino Lombardo. Salvo la Delfa. Ma intendo dire ai cittadini perché non votare il Movimento 5 Stelle. Insomma, abbiamo visto come il Movimento 5 Stelle mantiene la coerenza a tutti i livelli, a livello regionale, a livello nazionale. Ha detto dal 2013 al 2012 con l'ingresso all'Assemblea regionale siciliana che si sarebbero decurtati lo stipendio, avrebbero costituito un fondo per aiutare le piccole e medie imprese, l'hanno fatto. E continuano a farlo a distanza di 5 anni, rinunciano ai vitalizi, quindi il Movimento 5 Stelle è un marchio di qualità, ecco. E stiamo cercando, insomma, di portare questo progetto a Paternò. Sta passando un treno, anzi parte proprio da Paternò questo treno, e quello che diciamo agli elettori e ai cittadini di Paternò è di salire a bordo, perché questo treno non passerà più, sta passando adesso e non siamo sicuri, appunto, che possa ripassare. È un momento storico, noi lo stiamo vivendo e non ce ne stiamo rendendo forse neanche conto di come sta cambiando la politica e di come, insomma, molti, fra un annetto circa, molti, diciamo, dei parlamentari nazionali che sono lì dentro seduti da più di 40 anni si vedranno tolti la sedia diciamo da sotto, ecco, per appunto far entrare i cittadini proprio all'interno delle istituzioni che contano. Stiamo facendo la stessa cosa a Paternò, ci auguriamo che vada bene e che continuino a votare il Movimento 5 Stelle per cambiare la nostra bella Sicilia, la nostra regione e nel 2018 il governo nazionale. Siamo stanchi, siamo dei cittadini stanchi come ce ne sono migliaia a Paternò di insomma, vedere amministrata questa città in questo modo.
Sbaglieremo sicuramente, ma siamo sicuri insomma di non sbagliare in malafede, perché è il nostro primo interesse appunto quello di non tradire la fiducia dei cittadini. Grazie Salvo Ladelfa. Mauro Mangano. Cinque anni mi hanno permesso di dimostrare a questa città che cosa significa quando un'amministrazione affronta i problemi. Questa città, che per 10 anni aveva avuto amministratori che si erano occupati di tutt'altro tranne che dei problemi, ha avuto per 5 anni un sindaco che nel bene e nel male è stato quindi il punto di riferimento reale dei problemi di questa città. Quando alle Seinelle esplodeva una montagna di fango, il sindaco era lì. Mi ricordo che è arrivato Antonio Di Stefano per riprendere questo fango e ha trovato il sindaco. Quando bisognava liberare in qualche modo il velodromo dagli extracomunitari, anche il sindaco era lì insieme alle forze dell'ordine a vedere in che condizioni vivevano. Quando nelle scuole c'erano le proteste, bisognava spiegare ai genitori in quanto tempo, come e perché quella scuola poteva tornare agibile, o se poteva tornare agibile. Il sindaco era lì a discutere con i genitori, a spiegare i problemi, perché chi lavora per questa città non ha il timore di affrontare le proprie responsabilità. E non era lì a promettere favori o a promettere salvezza, era lì a spiegare i problemi e a lavorare poi ogni giorno per iniziare a risolverli. Ora che questa città ha iniziato un percorso faticoso ma serio di risalita, intanto nell'onestà, perché questa città ha anche misurato per 5 anni che cosa significa essere amministrata onestamente. Ecco, adesso che questo percorso è iniziato, io penso che sia un atto per chi l'ha amministrata di responsabilità ulteriore. Presentarsi ai cittadini e proporre di continuare per questa strada. C'è una programmazione iniziata e devo dire che interrompere, come altre volte è successo nella storia di questa città, un percorso che finalmente ha una meta e dei passaggi già prescritti, interrompere questo percorso, io credo che per questa città potrebbe essere davvero un ulteriore passo indietro. Questo vuol dire, mi dispiace che l'onorevole sia soffermato sull'avanti e non sul semplicemente, perché invece anche questo io credo che possa essere un motivo per cui gli elettori scelgano questo sindaco, perché ha cercato di essere semplicemente un sindaco. Antonio Di Stefano. Io devo dire che in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi mi sto confrontando anche con l'entusiasmo dei tanti che si sono avvicinati al nostro percorso, tanta gente per bene, tante professionalità, tanti lavoratori che stanno accanto a noi seguendo questo percorso che stiamo portando avanti. Non mi limito a parlare soltanto dei candidati e soprattutto dei tanti giovani che fanno parte del mio schieramento, perché poi vede, al di là delle leggende, al di là delle belle frasi a effetto legate alle liste, a quante sono, io baderei principalmente a chi le compone, da chi sono fatte. Io sfido in questo frangente chiunque a poter mettere in discussione anche i nomi, le professionalità, i lavoratori che fanno parte di queste liste. È su questo che dovremmo anche confrontarci. L'entusiasmo, dicevo, che viene trasmesso innanzitutto a me dal percorso che stiamo portando avanti. Noi interverremo su due fronti, quello dell'emergenza e quello della programmazione. Noi è chiaro che dobbiamo prendere il toro per le corna, affrontarlo subito, però al tempo stesso non possiamo privarci di sognare. Questa è una città che deve tornare a essere grande, a essere locomotiva del territorio, punto di riferimento del territorio all'interno della città metropolitana. La faccio molto breve, sono pienamente convinto di quello che stiamo facendo, di come lo stiamo facendo, di come lo stiamo portando avanti. Il confronto, l'ascolto dei cittadini, della città, delle strade, dei quartieri rappresenterà l'unica soluzione, o perlomeno una delle soluzioni, alle cose che oggi non stanno andando. Non intendo fare il principe che si chiude all'interno del palazzo comunale, intendo semmai costruire una squadra che non è rappresentata soltanto dagli assessori dei consigli comunali, ma una squadra che sia essa stessa sindaco di questa città. Grazie a Anthony Di Stefano, a Mauro Mangano, ad Antonino Lombardo, a Salvatore Ladelfa di essere stati i nostri ospiti per questo confronto fra i candidati alla carica di sindaco del comune di Paternò. Per il voto dell'11 giugno era assente il candidato Nino Naso, trattenuto da problemi familiari. Da parte di tutti. Sono con Giuseppe, sì. Ora altra trasmissione che abbiamo fatto in porto.
sono contento. Allora, sono contento oggi dei social, anche se sono stati meno attivi rispetto alla scorsa volta, però è stato tutto nella massima educazione. Quella volta magari qualcuno aveva esagerato con il tifo, dicendo cose anche offensive. Oggi fortunatamente no, è stata una trasmissione comunque con degli ascolti costanti, quindi è piaciuta, hanno ascoltato, perché è una cosa di interesse comunque pubblico. In qualità di direttore artistico ti ringrazio, Pietro, ringrazio i candidati, ringrazio tutto lo staff, Luca, Samuele, Carmelo, Maria, tutti. E grazie, grazie soprattutto a chi ci ha seguito e continua a seguirci. Bene, si conclude qui il confronto. Grazie ancora di essere stati nostri ospiti. E l'appuntamento, come sempre, alla prossima trasmissione, sempre su IVI TV. Da Pietro Nicosi e tutti, buon proseguimento di serata. Buonanotte. Buonasera.